Eccoci qua ragazzi sul primo giorno di battaglie tra clan su Clash of Clans. Ho deciso di fare il super infame, usare un mazzo infamissimo che è quello solo capanne, veramente un infame di merda. Però ragazzi, è una cosa che, vabbè, mi fa vincere corone subito, così in modo facile. Vediamo se il mio amico dovrebbe accettare. Ha accettato qualcun altro come al solito, non va mai come dico io. Iniziamo questa nuova battaglia. Iniziamo già con l'infamatissima. Piazziamo giù una. Poi mi arrivano messaggi inutili. Come avete potuto vedere, la felicità del mio amico nel vedere che qualcun altro aveva accettato al suo posto, come prima era successo. Cazzo, mi sei già preso una torre, porco Giuda. Tutti i giganti del piffero. Era studiato questo mazzo per farlo con l'altro, chiaramente, non con lui. Quindi adesso siamo un po' in crisi, perché io non riesco a difendermi con tutta questa roba qui. Mamma mia, quanta roba. E le frecce arrivano sempre quando ormai è finito tutto, come al solito. Però forse prendiamo una torre, guarda che culo. Ne abbiamo presa una, e vai. Bella lì, possiamo spingere, spingiamo forte. Possiamo prenderci un'altra cosa. Andiamo con tutta l'arroganza di sto mondo, me lo mette di lì, dobbiamo proteggere di qui. Sono un bastardo, lo so. Però contro i barbari così servirebbe il bombarolo che farebbe le stragi. Cioè, mettersi il bombarolo contro il mio mazzo sarei fottuto, fottuto, fottuto. Lanciare una bomba fa esplodere il mondo. Arriva un altro gigante a rompere il cazzo. Mettiamo giù altri scheletrini così me li fanno esplodere tutti. Un esercito! Non sa più cosa fare. Io non ho capanne. Ah, ok. È andata così. Che culo. Mana doppio. Per sicurezza la metto dall'altra parte. Di qua. Sì, dai, di qui perché sennò ci vengono a prendere il municipio. Dai, fuori dal cazzo, te i tuoi sgherri della minchia. Non mi lancio i barbari. Io metto un'altra capannina. Che mazzo da bastardo, veramente una merda, ragazzi. Però pace non mi interessa, mi piace essere stronzo. Mi servirebbe l'orda di scheletri di là, così impazzisce quello lì, poverino. Guarda qua che orde. Dai, sparite tutti. Un'altra capannina qui. Eccolo il bombarolo, quello che dicevo, mi fa impazzire il mondo. Boom. Quel gigante lì non l'ha fermato un cazzo di niente. Non so dove mettere le capanne, vabbè, mettiamole a cazzo, qualcosa andrà bene. Speriamo. Mi serve quella dei barbari che è molto più resistente, cioè che i barbari sono molto più resistenti. Ci dovrebbe essere però una cosa che ti permette di segnalare al tuo compagno che cazzo vuoi attaccare, perché così. Così. Che battaglia accesa, ragazzi. Ah, 3 minuti di supplementari, ragazzi. 3 minuti di supplementari. Cazzo, 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 cazzo. Cazzo, quel minartore lì dello sto cazzo. Dovete seccare il bombarolo, dovete seccare il bombarolo. Non ce la facciamo, ve l'ho detto che è un bastardo il bombarolo. Mi secca tutto e tutti. Muori, non muore, cazzo, è un Highlander. Oh, fuori dai coglioni.
Vai, te lo potenzio, la prima furia. Oh, fanculo. Dai, barbari! Dai, barbari! No! Vaffanculo! No, 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 lancia il minatore là! Lancia il minatore là, ti prego! Bravissimi, lancio le frecce, quello che ho. È già morto? L'hanno spazzato via, ragazzi! Siamo a 300. Abbiamo una capanna qui, non si sa mai. Che battaglia accesa, ragazzi. Che battaglia accesissima. Dai, incazzatevi. Battaglia mega accesa, ragazzi, ma ce l'abbiamo fatta vincere. Con un mazzo bastardo come non so cosa. Mi sento veramente una merda. Però me ne frega un cazzo, è divertente fare la merda. Non faccio niente, alla fine metto giù capanne. Sto lì fermo. Sentiamo il mio amico che se l'è presa benissimo. Non c'è. Vediamo. Stefano, ci sei? Comunque, ragazzi, sono davvero divertenti. Ha fatto una bella cosa mettere queste battaglie tra clan 2 contro 2. Il mio amico è morto. Intanto possiamo vedere il baule tra clan, quante corone dobbiamo fare. Sono in testa con due corone. Cosa vuol dire una e mezza? Una e mezza. Dai, con Pucche. Lui sì che può fare molto, ragazzi. Lui sì, ci crede tantissimo. Lui è un mazzo mega tankoso e un mazzo mega bastardo. Se mi mette davanti il golem, io lo spacco di casette, così almeno lo sfondiamo. Però vedo che tanti usano il gigante in questa sfida, ragazzi. Tanti usano il gigante. Questo qua adotta la nostra tecnica da bastardi. Bella Puke, bella, bella, bella. La bella, la bella, la bella, la bella, la bestia, mio nonno. Mamma mia, quanti giganti, che coglioni, dai, sparite. Visto, ragazzi, lui è l'uomo giusto, lui si può fare facile. Adesso da vedere che lo prendiamo in culo e perdiamo, però. Dai, fate un passo avanti. Ok, che culo. Bella il golem. Ora si va tank. Ora si va pesanti. Ora si va pesanti. Ora si va pesanti. Altra capanna. Altra bastardata! Siamo bastardi fino al midollo! Bastardi, 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 lo siamo! Ma tanto, 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 ma tanto, tanto, tanto! Attenzione, ragazzi, ormai il golem è arrivato, è il momento di usare la furia per incazzare niente, perché non c'è niente lì da fare incazzare. Ho fatto la furia sullo stregone di ghiaccio, ma che utile. Boom, una torre presa. No, neanche, non serve neanche. Ah no, un cazzo preso, un cazzo abbiamo preso. I miei scheletrini pensano di prendersi la torre. Boom. Una torre presa, ragazzi, iniziamo con la bastardata di qua. Figa, c'è una muraglia davanti, una muraglia di capanne. E l'altro ride, ci credo, figa, sono un bastardo. Sono un bastardo. Fantastico. Una furia a caso. Ho provato a farla sulle capanne, ma non funziona più sulle capanne, cazzo, raga. Qua cosa cazzo fanno? Ormai abbiamo vinto tutto. Boom! Mega vittoria anche qui. Proprio una merda, ragazzi. So che state pensando che sono una merda. E lo pensate anche giusto. Più che altro non danno bauli qua. Potrebbero dare bauli alla fine. Visto i miei amici? Che deck infame mi scrivono, che deck infame, lo so, lo so. Ragazzi, veramente sono proprio una merda. Una merda fantastica. Sono
Sono proprio una merda. Una merda, una merda, una merda. Una merda, una merda, una merda. Guarda qui, che il deck più infame del mondo, ragazzi, veramente. Sono proprio un bastardo. Proprio un bastardo. Bravissimo. Gli scheletrini vanno dalla parte opposta, cazzo. Pensavo di... lo mettiamo qua dietro. Merda il golem, merda il golem, merda il golem. Vabbè, lo mettiamo anche noi il golem, perché anche noi andiamo a cazzo duro pesante con il golem. Tra l'altro lui ha il golem al 6, cioè non lo so. Ne non shoppiamo noi, cioè, tra tutti noi non ha shoppato mai nessuno. Bastardo il golem, bastardo, 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 sparite dalla mia vista. Mamma mia, quanta vita c'hanno questi qua. Siamo per perdere, raga. Siamo per perdere, mi hanno distrutto tutte le capannine. Mannaggia, parmareggio. Che sfida accesa. Posso guardare anche dalla televisione a fianco. Perché sto registrando con la televisione qua, perché io guardo qui ma intanto va qua, se no non registro un cazzo. Basta sto golem, ha folgorato il cazzo. No, dobbiamo metterlo. Adesso metto anche la torre inferno. Giuro che tolgo la furia per mettere le torre inferno. Così al prossimo golem che mi mettono. Polverizzato così. Non si capisce un cazzo, ragazzi, un cazzo si capisce. Non si capisce chi colpisco, chi non colpisco. Ma che casino c'è? Ma che casino? Mamma mia, che casino. Stiamo sucando un sacco. Forse è il karma che mi punisce. È il karma che mi punisce per usare questo mazzo del cazzo. Basta sto golem, porca puttana. No, anche loro diranno basta ste capannine del cazzo. Visto, visto, visto. Li usavo quella bastardata. Sapevo io. Oh, che culo. Ho messo giù. Non ho capito gli scheletri che fine hanno fatto. Io avevo giocato gli scheletri. Che palle. Questi qua vincono perché mi lanciano le palle di fuoco, non è giusto. E io ho la furia, che cazzo è la furia? Vabbè, il suino quanto mi sta sul cazzo. Non so se preferisco trovarmi contro uno che ha lo spondecco oppure che ha il suino. Vabbè, una partita capita di perderla, ragazzi, anche col mazzo più infame del mondo. Avete visto, mio amico, questo è il karma. Dopo averne perse 28, dice, questo è il karma. Basta. Non capisco veramente, la usano gli altri, è fortissima, la uso io, non fa mai un cazzo. Sconto terminato. Ah, abbiamo perso, cazzo, avevamo solo una torre, vero? Io ero straconvinto, guardavo il municipio. Qua non va bene, qua non va bene, qua non va bene. Non va bene, ragazzi, non riusciamo a vincere, cazzo! Ho vinto la prima e le ho perse tutte! È il karma, raga, è il karma. Io non ho nulla da dire, cioè, è il karma. Ci vogliono male, non voglio più giocare con te, glielo dico. Bene ragazzi, questo video è concluso. Vi ho fatto vedere un po' di partite che ho fatto dall'inizio, appena ho iniziato a giocare. Poi pian piano stavo vincendo quasi tutte, non è vero. Ne ho perse un sacco, come avete visto. Poi ho cambiato mazzo, sono riuscito a vincere. Vi faccio vedere il mazzo che ho utilizzato, che andava bene con chi più o meno aveva un gigante o qualcosa, insomma, che tankava un po', che io buttavo fuori a caso e andava tutto. Questo è il mazzo che utilizzavo.
Non è stato male perché poi ero un sacco di orde, buttavo la furia ogni tanto e annientava il mondo intero praticamente. È stato bellissimo quel mazzo lì, proprio quello più azzeccato. Se volete provarlo con altri vostri compagni, provatelo e poi scrivetemi nei commenti sotto come vi è sembrato, se vi è stato utile o meno, o se avete qualche altro mazzo da consigliare, da utilizzare all'interno del gioco o così via, se avete altri mazzi insomma. Poi ho aperto il baule, che siamo riusciti a vincerlo esattamente questa mattina. Come avete visto, sono riuscito a fare 14 corone. Scusate, questo era un 11. 14 corone sono riuscito a fare. E sono stato il primo perché ho fatto un cazzo tutta mattina. Quindi sono riuscito a giocare a palette. Di solito 1-2 corone quando gioco per i cazzi miei. E qua sono riuscito a fare 14 corone in gruppo. Ho trovato anche la nuova carta, il bandito, il fuorilegge, come cazzo si chiama nel baule del clan. Guardate qua, eccola qui. Vedete tutte le carte che ho vinto e anche il bandito. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se avete visto che ho fatto il bastardo lasciate un like anche per quello. Se volete seguire le nostre prossime avventure potete farlo iscrivendovi al nostro canale e cliccando su quella piccola campanellina che vi fa vedere ogni volta che pubblicherò un video. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio di Clash Royale.